Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi delle mie letture del mese di aprile. Lo so, fa strano anche a me dirlo, perché è praticamente un anno che non giro questa tipologia di video, ovvero le letture del mese. Sapete che ho qualche perplessità riguardo a questa tipologia di video e ho cercato di sviare i problemi facendo un altro tipo di video, le ultime letture, che però non risultano abbastanza efficaci quanto i wrap-up, le letture del mese. Quindi ho deciso di dare una seconda chance a questa tipologia di video, proverò per qualche mese, vediamo se cambia qualcosa, se vi piace di più o di meno, poi mi farete sapere. Il primo libro di cui voglio parlare è Your Name di Makoto Shinkai, romanzo dell'omonimo film. Sapete che ho amato immensamente Your Name, un film d'animazione per me fantastico, però avevo qualche timore nel leggere il romanzo perché gran parte del film, secondo me, lo fa il lato estetico, l'animazione, i disegni, i colori, le musiche, quindi avevo paura di perdere un po' quella magia leggendo il romanzo e in alcuni punti si sente la mancanza di questo supporto visivo, però secondo me rimane comunque una lettura veramente molto bella e piacevolissima. Per chi non conoscesse la trama, molto brevemente parla di due ragazzi, uno che vive in una grande città, ovvero Tokyo, e una ragazza che vive invece in campagna. Un giorno incominciano a sognare le reciproche vite, ovvero lui pensa di essere una ragazza appunto di un paese di campagna che non conosce e lei un ragazzo di Tokyo. È una storia che secondo me ha tutto perché è tenera, divertente, drammatica, triste, emozionante, è semplicemente magnifica. Io ho adorato il film e ho rivissuto tutte quelle emozioni leggendo il romanzo. La storia è sempre quella, non ci sono differenze. Probabilmente leggendo il romanzo si riesce a capire un po' meglio lo stato d'animo dei personaggi e per quanto mi riguarda ho capito e compreso meglio il concetto di Musubi. La storia è narrata da entrambi i punti di vista e l'ho trovata una cosa veramente molto interessante anche perché non ci sono capitoli separati per Mitsuha e Taki, ma si mescolano veramente fra di loro ed è una cosa per me molto particolare. Può creare forse confusione se non siete particolarmente attenti nella lettura o se vi distraete facilmente. Io personalmente l'ho trovata una cosa fantastica. Per chi fosse interessato, questo romanzo è edito dalla J-Pop al prezzo di 14 euro, però si trova scontato sia su Pop Store che su Amazon. Ho letto poi i 4 volumi usciti per ora di Sky Doll di Barbucci e Canepa, di cui ho fatto anche una recensione qua sul canale, quindi se vi interessa ve la lascerò linkata nelle schede in descrizione. Ed è stata una lettura per me veramente molto bella. Conoscevo già bene o male la storia, avevo letto, se non sbaglio, i primi 2 volumi, ed è stato molto bello a distanza di tempo leggere questa storia e scoprire come prosegue. Non è ancora conclusa, manca un volume che spero esca presto perché sono veramente molto curiosa di sapere come va a finire. È una storia un po' fantasy, fantascientifica, che tratta comunque delle tematiche molto attuali, come ad esempio l'amore, la religione, la ricerca di se stessi, capire che ruolo si ha nel mondo, e la protagonista è una bambola meccanica, quindi è veramente molto particolare come personaggio perché attraverso lei viviamo tante di quelle emozioni umane, tanti di quei sentimenti che in teoria una bambola non dovrebbe provare. I disegni poi secondo me sono bellissimi, molto moderni, con dei riferimenti al fumetto giapponese, americano, e i colori veramente molto vivaci, pop. E ho apprezzato tanto la presenza di così tanti colori un po' non naturali, almeno non tanto presenti sul nostro di pianeta. Come vi dicevo, sono usciti per ora 4 volumi, ovvero La città gialla, Acqua, La città bianca e Sudra. Questo fumetto è edito da Bao e in un formato veramente gigante, incartonato, e il prezzo di copertina è di 15 euro. Ho cominciato poi un nuovo manga, ovvero La collina dei pesci rossi delle Peach Pit. Questo fumetto è edito dalla Star Comics al prezzo di 4,90 euro a volume, la serie completa in 5 volumi che io ho recuperato saggiamente all'usato, ma sono veramente in perfette condizioni. Per ora ho letto i primi 3 volumi di questa serie e wow, mi sta piacendo veramente tantissimo. La storia è molto carina, anche se non particolarmente originale, mi sono letteralmente innamorata dei disegni perché sono qualcosa di fantastico. Amo tantissimo i disegni delle Peach Pit che conoscevo già per Shugochara e Rose Maiden, però in questo volume veramente rimango folgorata praticamente ad ogni tavola. Adoro tantissimo il loro tratto.
La storia parla di Nishiki, una ragazza liceale che fa l'aiutatrice, ovvero raccoglie tutte le richieste dei suoi compaesani e li aiuta. Vive in un paesino ricco di colline, quindi spesso gli anziani hanno difficoltà a fare la spesa, a cercare il gatto e altre cose di questo tipo, quindi lei è ben felice di aiutare tutti, ovviamente gratuitamente. E in questo paese riscoprirà alcuni dei suoi vecchi amici di infanzia e pian piano ricorderà quello che è stato il suo passato, perché per cause misteriose tende a dimenticarsene. È una storia veramente dolcissima che parla innanzitutto di amicizia e i miei personaggi preferiti al momento sono Kon e Akai. Kon, vabbè, è un ragazzo bellissimo, universitario, stupendo. Akai invece è la bambina che vedete qua in copertina ed è super arguta, intelligente, molto responsabile, cioè adoro. È un fumetto che sottolinea molto l'importanza dei ricordi, soprattutto quelli legati alla nostra infanzia, perché sono quelli che poi ci formano e che ci aiutano a crescere, quindi è una cosa che mi è piaciuta tanto e che mi ha fatto anche riflettere. Ho letto poi il primo volume di The Wicked and the Divine di Gillen, McKelvey, Wilson e Coles. Questo fumetto è edito da Bao Publishing al prezzo di 19€ ed è il primo fumetto di una serie che è ancora in corso in America. Ogni 90 anni 12 dei si incarnano in 12 ragazzi che vivono per 2 anni come delle divinità amati da tutti e poi muoiono. La storia per protagonista è una ragazza qualunque, Laura, che è una grandissima fan di alcune di queste divinità, che sono tra l'altro delle pop star, dei cantanti, hanno delle personalità veramente molto eccentriche. E in questo primo volume c'è la grande premessa a quella che sarà poi la storia, perché sostanzialmente non succede niente se non alla fine, per quanto mi riguarda, ed è uno dei motivi per cui non mi è piaciuto questo fumetto, perché in sostanza non è successo nulla, è stata una grande presentazione di alcuni personaggi di questa storia che non mi hanno fatto impazzire. I disegni, per quanto belli, in particolare i personaggi, sono belli in maniera veramente assurda, non mi hanno colpita particolarmente. Sono sì belli, però non mi hanno detto nulla di che, e il genere mi ha ricordato molto quello dei supereroi americani, che è un genere che non mi piace tantissimo. La protagonista manca totalmente di personalità, è veramente molto succube degli altri personaggi, che sono invece molto ben caratterizzati. Il loro look in particolare è veramente molto ben curato e rispecchia un po' quella che è la loro personalità o il loro genere musicale o la divinità. È una storia che non mi ha colpito particolarmente, non mi ha lasciato nulla, nemmeno la curiosità di continuare questa serie. Se magari volete saperne qualcosa di più, ho fatto una recensione più approfondita sul blog, di cui trovate il link nelle schede qua sotto in descrizione. Ho letto poi La voce delle stelle di Makoto Shinkai e Mizu Sara, un volume autoconclusivo edito dalla Star Comics al prezzo di 5,90€. Questo, se non sbaglio, dovrebbe essere il fumetto tratto dal film omonimo di Makoto Shinkai, che non ho ancora visto ma sono molto curiosa di vedere, perché la storia mi ha colpito. Mi ha lasciato un profondo senso di tristezza, però mi è piaciuta. In pratica questa storia parla di due ragazzi che si amano ma che non possono stare assieme perché separati da una distanza sia fisica che temporale. Un argomento molto caro a Makoto Shinkai, che si rivede in tante sue opere, e è una storia un po' dolorosa secondo me, quindi non leggetela se siete in un periodo un po' triste, un po' mogio, perché è una storia che si basa principalmente sui sentimenti sia di lei che di lui. È abbastanza introspettiva come storia, ci sono degli elementi un po' fantascientifici di cui però si approfondisce ben poco, perché appunto il fulcro della storia è appunto il sentimento, la persona, ed è bello vedere come si sviluppano le cose fra queste due persone, come crescono, come cambiano, come evolve la loro relazione. E niente, io sono rimasta molto distrutta da questo manga, mi ha fatto soffrire tanto. Ho poi letto L'universo nei tuoi occhi di Jennifer Niven. Questo romanzo mi è stato gentilmente inviato dalla Team World e non è la copia definitiva del romanzo, che si trova infatti in copertina rigida al prezzo di 14,90€ per la De Agostini. Questo libro parla di due liceali, Jack affetto da prosopagnosia e Libby, una ragazza in sovrappeso. Questi due si conosceranno a scuola in maniera abbastanza brusca, ma poi il loro rapporto prenderà un'altra piega.
Oltre ad essere stata una lettura molto scorrevole e piacevole, è stata anche interessante perché mi ha permesso di conoscere una malattia neurologica che non conoscevo, la prosopagnosia per l'appunto, e c'è un fortissimo messaggio positivo per tante ragazze all'interno di questo romanzo, ovvero che a volte non bisognerebbe badare al proprio aspetto fisico perché possiamo essere desiderabili così come siamo lo stesso importanti, non è il nostro aspetto, il nostro peso a poter decidere per noi che cosa possiamo o non possiamo fare. Però allo stesso tempo è un romanzo secondo me con dei forti limiti, perché la malattia di Jack e i disturbi alimentari di Libby vengono affrontati in maniera veramente molto superficiale. In particolare la condizione di Libby, non mi è piaciuto che si ponesse l'accento esclusivamente sul suo lato fisico, estetico, sul fatto che fosse grassa, esteticamente grossa, e non si pensasse invece a quello che l'ha spinta a mangiare così tanto in maniera non salutare. Non lo so, non mi è piaciuto questo aspetto del romanzo, così come non mi è piaciuto che l'autrice abbia forzato le cose verso una storia d'amore che non c'entrava assolutamente nulla. Comunque ho esposto in maniera più precisa tutti i miei pensieri in una video recensione che troverete come al solito nelle schede qua sotto in descrizione. Ho letto poi La fine del mondo prima dell'alba di Inyo Asano, una raccolta di storie brevi edite dalla Planet Manga al prezzo di 9,90 €. Mi avete chiesto la recensione di questo fumetto, quindi prestissimo arriverà qua sul canale. Intanto posso dirvi che è una raccolta dei primi lavori di Asano in cui sperimentava appunto un genere diverso e mi è piaciuta e non mi è piaciuta, nel senso che alcune storie le ho trovate efficaci, interessanti, particolarmente profonde. È un autore comunque che indaga molto sui sentimenti delle persone all'interno della società giapponese, in particolare delle grandi città come ad esempio Tokyo, e mentre altre storie le ho trovate un po', non dico inutili, però non mi hanno veramente comunicato e detto nulla. Siamo giunti alla fine. L'ultimo fumetto che ho letto questo mese, e che in realtà ho terminato mezz'ora fa, è Rovine di Peter Cooper. Questo è un fumetto che è uscito da pochissimo per Tunue nella collana Prospero Books. Ha un prezzo di copertina di 34,90 € e questo fumetto ha vinto l'Eisner Award 2016, quindi è un signor fumetto. Io poi ho avuto la grandissima fortuna di incontrare l'autore a Tempo di Libri, quindi mi sono fatta anche dedicare questo volume, che è in un'edizione veramente molto curata, bellissima, anche un segnalibro, è veramente spettacolare. Questa storia ha per protagonista una coppia che decide di prendersi un anno sabbatico e andare in Messico, precisamente a Oaxaca. Penso si pronunci così, ma non sono del tutto sicura. Samantha è infatti una scrittrice che sta lavorando a un libro ma è bloccata, quindi spera con questo viaggio di riuscire ad andare avanti con il libro, ma soprattutto di mettere insieme quello che è il suo passato. George invece ha una grandissima passione per l'arte che però ha perso da diverso tempo, studia gli insetti ed è appena stato licenziato. Il viaggio di questa coppia è paragonato un po' al viaggio che fa la farfalla monarca e l'ho trovato un parallelismo veramente molto bello sia nei disegni che proprio nel messaggio. Durante questo soggiorno non solo i personaggi scopriranno qualcosa di più su se stessi, ma vivranno anche una realtà molto differente dalla loro. Si troveranno di fronte infatti una cultura e una politica differenti da quella americana, in particolare un episodio che l'autore stesso ha vissuto in prima persona. È un fumetto che non si limita quindi all'individualità dei personaggi, non indaga soltanto la loro crescita personale, il loro passato, la loro relazione, ma butta uno sguardo comunque anche a quello che li circonda, al contesto in cui vivono questa loro esperienza. L'autore infatti ha molto a cuore tematiche politiche, ma soprattutto attuali, e secondo me questo fumetto fa proprio centro in questa direzione. Io personalmente devo ancora elaborare la storia perché il finale non mi ha convinto al 100%, però la storia è stata secondo me stimolante e mi ha fatto riflettere, quindi è stata una lettura veramente molto interessante. Per quanto riguarda i disegni, non sono, diciamo, il mio genere preferito. Sono dei disegni a matita però veramente molto belli e la cosa che mi ha colpito di più è il forte contrasto fra il Messico, veramente super colorato, acceso, pieno di dettagli particolari che a volte non si sa neanche dove posare lo sguardo,
L'America invece è molto fredda, l'unico colore che spicca è quello della farfalla, appunto, che viaggia, che migra. Vedete, le tavole che riguardano il Messico sono quasi caotiche, sono veramente molto piene, molto colorate, mentre c'è proprio una grande desolazione quando si passa invece all'America. Un'altra cosa che poi mi ha colpito veramente tanto sono i balloon. Non solo sono colorati, disegnati in maniera differente, ma anche il lettering è diverso a seconda del personaggio che sta parlando. Ed è un tratto secondo me molto distintivo, perché subito ad occhio capiamo qual è il personaggio che sta parlando. Veramente molto bello, mi è piaciuta questa cura. E poi c'è una tavola che ha una sorpresa pazzesca. Guardate che meraviglia. Questa è la mia tavola preferita, veramente una grandissima sorpresa. Questi erano quindi i libri e fumetti che ho letto ad aprile. Fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate, se avete letto anche voi qualche titolo che ho citato. Comunque troverete tutta la lista, come al solito, qua sotto in descrizione. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!